Buonasera, altra puntata di Chef in Testa. Stasera che cosa prepariamo? Prepariamo una cosa molto carina. Stamattina mi è venuta in mente e la voglio realizzare insieme a voi. Poi la fate anche voi e nei commenti ci scrivete come è venuta, perché sicuramente è buonissima. Allora, abbiamo preso un bel pezzo di carne di maiale, guardate quanto è ballino. Molto molto carino, gli abbiamo messo ovviamente un po' di rosmarino fresco. E poi che cosa facciamo? Lo cuoceremo in casseruola con ovviamente degli odori molto attenti ai particolari, ma soprattutto con la sommergeremo con della birra doppio malto. Noi l'abbiamo presa artigianale perché è lei che darà il massimo del sapore unito alla nostra carne. Poi l'accompagneremo con una salsa di scalogno. Quindi facciamo attenzione ai particolari. Bene, come si inizia? Una cosa molto semplice. Ovviamente fra gli odori abbiamo rosmarino, della salvia, della mentuccia per cercare un attimino di addolcire un po' il sapore, perché ovviamente ne diventa un po' pesante, e del timo. Vediamo come si fa. Allora, nel frattempo che mettiamo olio, scendiamo sotto la casseruola. Ovviamente voi sapete come la pensiamo, la prima cosa da fare è la sigillatura. Ok, basta così, non tantissimo, mi raccomando. Posiamo l'olio e mettiamolo qua. Poi nel frattempo che si scalda l'olio, prendiamo del sale doppio e piano piano, lentamente, massaggiamo la nostra carne. Questa sarà l'unica aggiunta di sale che facciamo, come al solito, come tutti i nostri arrosti. Avete visto quanto sono buono? Questo sarà ancora più buono. Fidatevi di lui. Ecco qua. Poco a poco. Così. Ok. Unito a questo, del pepe bianco, che dà più sapore. Ma se ce l'avete nero, metteteci nero, non è un problema. Ok, siamo pronti. Che facciamo? Prendiamo la bestia e la mettiamo nel tegame. Allora, questa è un chilo e due di carne, quindi per 6 persone va più che bene. Non so se abbiamo stagione di 6 persone, quindi cerchiamo ovviamente di farla cuocere grosso modo per 1 ora. Ricordatevi, in base al peso c'è la sua durata per la cottura. 1 chilo, 1 ora, ma ogni tanto intorno ai 50 minuti andate a dare una guardata. La sigillatura è importante perché dobbiamo sigillare la nostra carne in modo tale che gli umori, come già visto negli altri video, resta all'interno del pezzo di carne. Questo ovviamente il tegame non è antiaderente, quindi state attenti che si può ovviamente attutire sotto. Dovete far formare questa crosticina per ogni lato. Solo dopo aver fatto questa crosticina, poi in ogni lato, anche sopra e sotto, lo metteremo in cottura. A dopo. Questo è l'ultimo lato che ci interessa. E voilà, vedete com'è, si fa la crosticina sopra? Adesso lo lasciamo fare ancora, diciamo, l'ultima parte, così la sigillatura, dopodiché lo mettiamo a cuocere. Ok, l'abbiamo messo a dormire. Adesso che cosa facciamo? Prima di mettere la birra, che facciamo? Iniziamo con gli odori. Un po' di rosmarino di qua, un po' di rosmarino di là. Poi, salvia. Direbbe qualcuno, nulla di mentuccia, così, e il timo invece un bel po' di timo, così, senti come sfrigola, ancora un po', e ancora un po', e voilà, perfetto. Ora che facciamo? La nostra birra artigianale l'apriamo, ha fatto il rumore, sì. Alziamo la fiamma e sommergiamo il nostro bel vecchio enorme di tutta la birra fino a sopra. Lo dobbiamo coprire. Che profumo, eh? Venga. Allora, questa è finita, ovviamente ne apriamo un'altra. Bisogna proprio coprirlo. Ecco qua.
Allora, questa operazione qua è un'operazione importantissima, cioè quella di far sfumare l'alcol che c'è in eccesso ovviamente nella birra. Ok, lasciamo sfumare per qualche minuto, dopodiché abbassiamo la fiamma e copriamo. Ci vediamo fra 15 minuti. Il nostro maiale alcolico adesso si sta, ovviamente, la birra sta aumentando. Noi abbassiamo la fiamma, ovviamente, mettiamo il nostro coperchio sopra e lasciamo cuocere per 50 minuti. Ok, 50 minuti, un'ora, su, organizzatevi per tanto questo tempo qua. È chiaro che ogni tanto andrà visto, andrà girato in modo tale da cuocersi in tutte le sue parti nella birra. Quindi lasciatelo così, coperchio non esattamente coperto. Nel frattempo noi che cosa facciamo? Ci prepariamo la nostra cremina di scalogno. Allora, un po' d'olio nella nostra padella. Ok, così. Prendiamo lo scalogno, lo dividiamo in due. Finemente, così in maniera anche un po' grossolana, perché sono pure buoni i pezzettini di scalogno. Mettete dentro, ovviamente qua, così mettete dentro. Ok, ovviamente noi continueremo. Nel momento in cui li avete messi praticamente tutti gli scaloni, ce ne vorranno almeno una ventina per fare una crema per 6 persone. Accendete sotto al fuoco. Ci vediamo quando abbiamo riempito la padella. Ok, questo non è una via col vento, è semplicemente che 20 scalogni fanno un effetto esagerato. Ricordate di non respirare quando tagliate cipolle e scalogni, perché sennò Ma un per film 20 triste diventa una barzelletta. scalogni è Ecco qua. impossibile non respirare. Non respirare per 20 scaloni, così si muore e non si mangia, si dimagrisce pure. Ecco qua. Guardate quanto è bello, eh? Ecco qua. Una volta che abbiamo ovviamente messo tutti i nostri scaloni, che cosa facciamo? Gli aggiungiamo del timo, ovviamente sempre fresco, così. Ok, così. Basta così. Del sale doppio, basta. Ok, un giro di pepe. Ok, e poi che cosa facciamo? Eccolo qua. Alziamo la nostra pentola, accendiamo sotto allo scalogno, abbastanza sostenuto, e ci rubiamo un po' della birra e del condimento del nostro bestio che nel frattempo stava cuocendo. Ho tenuto il coperchio leggermente alzato del maiale perché, ecco qua, basta così. Perché la birra a doppio malto ovviamente ha diciamo un sapore molto forte e poteva disgustare. Adesso che è sfumato veramente tutto il nostro alcol, noi chiudiamo. Sono passati circa 10 minuti, ci vediamo fra 40 minuti. Ricordatevi ogni tanto, ogni 10 minuti, di andare a girare il vostro bestio. A dopo. Appena prende un po' la temperatura, noi che cosa facciamo? Iniziamo a smuovere e a girare la nostra salsina che sta prendendo forma. Ok. Nel momento in cui l'abbiamo così, diciamo, dato una bella mescolata, mettiamo il nostro coperchietto sopra e lo lasciamo cuocere almeno per un quarto d'ora e poi vediamo che succede. A dopo. Passati 25 minuti, vediamo che cosa sta succedendo al nostro arrosto. Allora, è tutto anche perché dobbiamo girare. Wow! Ecco qua. Giriamo. Perfetta, eh? Lo ricopriamo. Vediamo invece che cosa sta succedendo qua. È una sorpresa pure per noi. 1, 2 e 3. Oh, e ti.
nostra salsa si sta veramente, lasciamo un po' la fiamma, si sta proprio riducendo per bene. E pian piano il nostro scalogno caccerà via tutta l'acqua che ha dentro e ne farà una bellissima salsetta. Poi schiacciatele, schiacciatela, aiutiamolo un pochettino, perché poi solo lui ci ha fatto piangere, ma poi dobbiamo far piangere noi a lui. Ecco qua. Teniamolo solamente altri 10 minuti e poi è cotto. A dopo. Un'ora precisa dell'orologio, vediamo un po' la nostra salsetta. Wow, che profumo! Possiamo anche spegnere. Amalgamiamo un po' il tutto. Ok. E voilà! Spegniamo sotto al bestio. Eccolo qua, accendiamo un po', se no ci affumichiamo. Allora, secondo me è cotto. Lo scopriamo insieme? Sì. Scopriamo insieme. Prendiamo l'animale. Mettiamolo sul banco di lavoro. Dai, grande per lì. Ti gusta? Sì. Allora, togliamoci l'omaggio floreale, tagliamoci questo. Ok, abbiamo privato dell'omaggio floreale, andiamo a tagliare le nostre fette spesse ma non spessissime. Vediamo come è uscito fuori. Wow. Una. Allora, questa è la nostra fetta. Un'altra. È morbidissima sta carta. Ecco qua. Allora, componiamo il nostro piatto. Allora, mettiamo il cucchiaio e facciamo in questo modo. Appoggiamo di qua. Ok. Siete così? Forse un altro poco qua. Ok. Poi. Una fettina così. Un'altra fettina così, sposti un po' il tiro, ok, ok, e dulcis in fondo per ammorbidire la carne, il nostro brodetto che fa da compagnia. Cosa resta? Un giro di pepe, stop, e l'omaggio floreale a questo splendido piatto. Due foglioline di timo per servirvi. Signore e signori, noi ce l'abbiamo messa come al solito tutta. Il nostro maiale con salsa di scalogno è tutta vostra. Buon appetito!